Innanzitutto credo che qui siamo in una, diciamo, in un'area privilegiata perché da sempre, direi, parlo degli ultimi almeno 2 o 3 decenni, Padova si è sempre contraddistinta per un culto, per una sensibilità spiccata per i giovani e si è sempre data grande importanza quindi anche nella ricerca di giocatori, nella formazione di giocatori, nella ricerca di buoni allenatori e quindi ogni fase ha avuto uno sviluppo, però questo è sempre stata una costante e quindi è riconosciuta diciamo tutto il territorio nazionale questa. Questo è un merito di Padova, di quello che si è seminato da sempre, e quindi parlo ovviamente per tutte le persone che hanno lavorato per i giovani, la società che è stata sempre sensibile, e quindi ai presidenti e ai dirigenti, ai responsabili che si sono succeduti in questi decenni. Diciamo, qui è una culla per i giovani. E come mai, come in questo momento, si sono, diciamo, realizzate delle condizioni con l'avvento di Massimo in seno al CDA della società, che è stato promotore di nuova innovazione, di presa ulteriormente di coscienza e di responsabilità per poter progettare un futuro certo, un pianificato basato sulla qualità e sulle eccellenze. Come ha già detto prima, un conto è parlare, un conto è fare. Ecco, io credo che innanzitutto Padova si è sempre contraddistinta nel tempo, ripeto, al di là delle persone che si sono succedute, con il fatto che un conto è parlare e quindi sbandierare, un conto è realizzare, quindi la cura, l'attenzione e la produzione, diciamo, negli anni si sono sempre succedute, diciamo, in modo tangibile. Credo che in questo momento particolare il sapere di poter pianificare il futuro, ecco, ha usato il termine importante che spesso viene dato per scontato e parlo della pazienza, è una cosa che in Italia manca. E sapere che puoi avere tempo per lavorare è un prerequisito fondamentale per chi lavora per i giovani. Diverso sono i progetti per chi lavora con i grandi che devono arrivare tutto a subito. Se non si educa anche alla pazienza, in un mondo dove tanto si corre, quindi corrono con il pensiero, con i sogni, genitori, ragazzi, parlo dai bambini fino ai ragazzi, passando per i tredicenni, quindicenni, diciassettenni, e poi ci vuole pazienza quando si arriva alle soglie del calcio della prima squadra, perché vediamo, come è stato detto prima, quanti sono coloro che riescono ad avere le porte aperte a livello del calcio dei grandi. Ecco, in questo, diciamo, momento, chiamiamo storico particolare perché è un'ulteriore svolta, credo che sia estremamente significativo la sottolineatura della quanto sia importante la volontà sociale per realizzare progetti importanti nel settore giovanile perché possano durare, perché la continuità la garantisce la società. Le persone cambiano, ma la società rimane e i progetti rimangono quando c'è quella precisa volontà sociale che vuole portarla avanti. Vorrei sottolineare l'unicità di progetto da un punto di vista tecnico, formativo, dell'insieme di questa realizzazione e della direzione, per cui anche unità di idea sulle selezioni del personale, sulla gestione del personale e nonché parlo anche dei ragazzi. Un'ulteriore sottolineatura che mi sento di ribadire che è una svolta da un punto di vista direi formativo importante è l'individualizzazione del lavoro. Nel senso, da tempo stiamo battendoci per che a fianco dei progetti squadra ci siano i progetti individuali. In questo momento particolare viene sviluppato proprio una procedura individualizzata che sarà centrata sui soggetti che periodicamente, trimestralmente, dopo i 14 anni, avranno manifestato determinate attitudini o determinate
esigenze di un certo tipo di aiuto per valorizzare le proprie qualità, tipo borse di studio, che potranno avvalersi di tutta una gamma di figure professionali di eccellenza che entreranno sia nell'ambito della sfera motoria, come di quella cognitiva, come di quella della personalità, come di quella prevalentemente tecnica coordinativa, che permetterà pertanto dal punto di vista della postura, dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista, ripeto, anche di rinforzi, coach, pedagogisti, chi ha bisogno di elemento di forza, chi ha bisogno dell'elemento tecnico, chi ha bisogno dell'elemento cognitivo, di poter avvalersi di queste diciamo, figure professionali per valorizzare le qualità in possesso o colmare quello che magari riteniamo giusto in quel momento. Quindi questa serie di persone che lavorano in team saranno diciamo, in uno sport di squadra come questo, siccome l'oggetto e l'obiettivo principale del settore giovanile è formare giocatori, dedicare più importanza al singolo, e la squadra è il mezzo per valorizzare il singolo, però anche attraverso questa diciamo, componente, questa squadra di professionisti che saranno al servizio dei ragazzi, che di volta in volta, ripeto, saranno dotati di questa borsa di studio particolare. Vorrei dire anche che l'Accademia racchiude in sé questo valore formativo perché si farà carico di formare tutte le figure professionali che agiranno nell'ambito della nostra attività, ma come è stato detto prima, potrebbero essere anche messe a disposizione di realtà vicine a noi, come pure della società che ci, diciamo, del territorio che ci circonda, insomma, ecco. Quindi vorrei ribadire che al centro di tutto, dovendo formare giocatori che prima ci sono delle persone, la massima attenzione alla persona, ecco. E quindi anche portare avanti la nostra metodologia legata al coinvolgimento pieno delle famiglie, per cui senza il loro aiuto difficilmente una società riesce a portare avanti un lavoro positivo e che porta frutto. Io credo che è fondamentale l'anello finale, no? E quindi la volontà finale di gestione. Se l'obiettivo della proprietà non è quello di valorizzare il settore giovanile, è fatica che un direttore, un mister della prima squadra che non hanno un input sociale portino avanti con la cultura che c'è in Italia, portino avanti moto proprio un tipo di valorizzazione autonoma di giovani, considerato che c'è già una rosa formata per le ambizioni e i budget che vengono messi a disposizione da una proprietà in relazione alle ambizioni della piazza della proprietà. Se ci aggiungiamo a questo il fatto che normalmente le rose sappiamo quanto sono, perché un conto è costruire la rosa pensando anche di utilizzare ragazzi provenienti da. Poi pensiamo anche che i ragazzi con le ultime norme che sono state emesse 2 o 3 anni fa, il fosso da settore giovanile a prima squadra si è aperto, non si è avvicinato. Quindi se una società non ha il tempo di programmare l'attività del diciottenne, del diciannovenne, del ventenne, perché arrivi a 21 anni, quindi 2 o 3 anni di programmazione per dire cosa è bene fare adesso, cosa sarà bene fare l'anno prossimo, cosa sarà bene fare adesso, quindi accompagnare il percorso di valorizzazione, di inserimento, non il settore giovanile, ma 9 su 10 è spreco. Quindi il fatto che ci sia ora questo tipo di presa di coscienza e di volontà politica sociale vuol dire che si instaura questo tipo di meccanismo. Questo permette che non venga più fatto lo spreco che magari è stato fatto.